Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun limite di tempo. Oggi, per festeggiare l'arrivo di Majora's Mask su Nintendo Switch Online, ho deciso di proporvi una retrospettiva sul capitolo più strano e particolare di tutta la serie di The Legend of Zelda. Un gioco che sovverte tutti i canoni dell'action adventure classico e che stravolge i toni di una saga votata all'avventura epica, facendo uscire i giocatori dalla propria zona di comfort. Majora's Mask è un titolo straniante, difficile e opprimente, ma è forse una di quelle esperienze irripetibili che tutti quanti nella propria vita da gamer almeno una volta dovrebbero provare. Questo video sarà quindi una sorta di introduzione al capolavoro di Eiji Aonuma. Cercherò di riassumere la genesi dell'opera, l'importanza che ha rivestito all'interno della serie e anche nel contesto allargato del panorama videoludico, eppure il suo lascito. Idealmente il video è pensato come accompagnamento alla live che si terrà oggi alle 15 sul sito Viola, dove ripercorreremo insieme le prime fasi di gioco nel tentativo di facilitarvi l'approccio a una concezione di game design che spesso rischia di scoraggiare gli utenti sin dalle prime battute. Prima di tutto però tirate fuori la fionda, l'arco e le frecce e partiamo tutti quanti insieme verso la conquista non violenta di YouTube Italia, internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e non dimenticate di seguirmi anche sul sito Viola. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Majora's Mask è famoso per basare tutto il suo gameplay su un loop temporale di 3 giorni. Un limite di tempo che in realtà non esce fuori dal nulla. Anzi, riflette esattamente la situazione in cui si trovò il team di sviluppo. La creazione di Majora's Mask fu una vera e propria corsa contro il tempo. Pochi giochi hanno avuto un impatto così importante come Ocarina of Time. La prima avventura in 3 dimensioni di Link fu in grado di scrivere quelli che sarebbero diventati i canoni dell'action adventure in 3D. Miyamoto e il suo team erano riusciti nell'impossibile e, grazie alle potenzialità del Nintendo 64, avevano donato al mondo un qualcosa di mai visto prima. Con 7 milioni di copie vendute in meno di un anno, Miyamoto era determinato nel replicare un successo del genere, solo che era impensabile il dover sostenere nuovamente l'intero ciclo produttivo di Ocarina, che aveva richiesto 4 anni di sviluppo attivo. Miyamoto voleva un gioco nuovo e in poco tempo, e l'idea era quella di sfruttare l'engine di gioco appena creato per ridurre notevolmente i tempi di lavorazione, sfruttando asset ripresi direttamente dal primo episodio in 3D. Anzi, Miyamoto aveva in mente una cosa ancora più semplice. Il primo progetto di Ura Zelda, potremmo tradurre Ura con segreto, nascosto, era una sorta di rivisitazione di Ocarina of Time concepita per il 64 DD, che sarebbe dovuta consistere in una semplice alterazione del level design originale. Il fallimento della periferica e la volontà da parte del team di produrre un nuovo titolo a tutti gli effetti spinsero Nintendo a trasformare il progetto iniziale in uno spin-off, quel Zelda Gaiden che sarebbe poi diventato Majora's Mask. I piani iniziali di Miyamoto non furono completamente accantonati, tanto che Ura Zelda alla fine fu pubblicato come Ocarina of Time Master Quest, come bonus su GameCube in concomitanza con l'uscita di Wind Waker. E quindi il progetto aveva preso una piega ben più consistente, in ogni caso Miyamoto risultava inamovibile. Il nuovo gioco andava chiuso assolutamente entro un anno, e il team preposto a questo compito fu composto selezionando nomi che avevano già lavorato su Ocarina of Time. A capo dell'operazione fu messo Eiji Aonuma. Spettava a lui trovare la risposta a un quesito impossibile. Che tipo di gioco doveva essere il seguito di Ocarina of Time? Ovviamente non esiste una soluzione univoca e la forma finale di Majora's Mask è in realtà la risultante di un insieme di suggestioni e necessità diverse. Il poco tempo a disposizione fu sicuramente l'aspetto che influenzò maggiormente la lavorazione del titolo e costrinse gli sviluppatori a fare i conti con risorse limitate. È per questo che Majora's Mask presenta meno dungeon rispetto a Ocarina of Time e in generale si ha la sensazione di trovarsi di fronte a un titolo molto più compatto, raccolto e condensato. Ma questo non è un punto negativo in assoluto, anzi Majora riesce perfettamente nell'intento di ribaltare i canoni dell'epopea eroica e del racconto di formazione, proponendo, nella sua immobilità spaziale e temporale, un racconto molto più introspettivo e personale che riflette su temi universali come fato, predestinazione e morte.
È un gioco incredibilmente umano, che fa delle subquest il suo motore principale ed eleva le piccole storie a ingranaggi fondamentali di una quotidianità destinata a ripetersi, ma che proprio per questo motivo diventa quasi come una seconda casa per il giocatore. Durante un'intervista rilasciata nel 2004, Aonuma parla di come il concept posto alla base del titolo sia stato quello di proporre una struttura a enigmi nascosti all'interno di eventi ricorrenti, che sono interconnessi tra di loro e chiedono al giocatore di rivivere più volte le stesse situazioni, ma da prospettive differenti, per arrivare infine a una soluzione complessiva, che però non allontana dal punto di partenza. C'è chi definisce Majora's Mask quasi come un'avventura grafica ed effettivamente è proprio la risoluzione dei puzzle tramite una logica causale a rappresentare il cuore pulsante di un action adventure che pone l'azione in secondo piano e all'avventura predilige le piccole storie. Questa è ovviamente una scelta dettata da necessità. La possibilità di fare affidamento esclusivamente su eventi ricorrenti era l'unica strada perseguibile con così poco tempo a disposizione, eppure una limitazione del genere ha permesso di donare un'impronta inconfondibile a Majora's Mask, che nonostante la quantità imbarazzante di asset riciclati dal suo predecessore, non risulta mai come un Ocarina of Time 2, anzi a tratti potrebbe sembrare l'anti-Zelda. Qui poi le origini si perdono un po' nel mito, ma come vi dicevo prima, Majora's Mask fu un po' uno sforzo corale, dove alcuni dei più grandi creativi dell'azienda si sono ritrovati a dover fare i conti con delle risorse limitate e a lavorare senza sosta a un progetto che sembrava destinato al fallimento. La maledizione lanciata da Skull Kid nasce dal fantasticare di Yoshiaki Koizumi, che si interrogava su come la gente avrebbe reagito se improvvisamente la Luna fosse caduta sulla Terra. L'idea del ciclo di 3 giorni venne a Miyamoto dopo aver visto Lola Corre, un film indipendente tedesco basato proprio su un loop temporale, e si trattò di un concept che venne inserito molto avanti nel periodo di gestazione di Majora's. Le maschere e le trasformazioni nacquero proprio dall'eccessivo stress a cui era sottoposta Onuma, che lo portarono ad avere gli incubi, delle visioni premonitrici di quello che il giorno dopo gli sarebbe stato proposto dal suo team di sviluppo. Majora's Mask è veramente figlio del suo tempo. In questo gioco strambo, un insieme apparentemente instabile di input diversissimi tra di loro, sono percepibili la precarietà e l'incertezza sotto cui è stato concepito il titolo, ma allo stesso tempo è un prodotto che parla di quell'ansia di fine millennio riscontrabile in tutte le grandi produzioni di quel periodo. Proprio in quegli anni, tra l'altro, il videogioco stesso stava subendo delle rivoluzioni incredibili e alcuni tra i titoli più importanti mettevano in discussione i concetti di avventura, esplorazione e divertimento. Shenmue, se vogliamo, è l'altra faccia della medaglia di un tale stravolgimento. Prima ancora di raccontare una storia, i grandi game designer dell'epoca miravano a ricreare la quotidianità, una visione di mondo che decentrava nettamente il ruolo del giocatore. Ryo e Link non sono più i protagonisti di una storia, ma degli esploratori che si ritrovano a interagire in un contesto virtuale fermo nell'autonomia del suo tempo. È proprio per questo che, pur non essendo una visione realistica, quella di Majora's Mask è una realtà virtuale concreta, viva e affascinante. La ripetizione diviene familiarità e questa si trasforma presto in affetto verso gli strambi personaggi che popolano Termina e le loro arzigogolate subquest che pongono il giocatore costantemente di fronte al condivisibile sentimento che accomuna tutti gli esseri umani, la paura della morte. E questo è un altro punto fondamentale, anche esteticamente Majora's Mask si allontana di netto dai canoni della serie. La meccanica del time loop non è solo un elemento di gameplay e di game design, ma è l'essenza stessa di tutta la produzione, un qualcosa che si manifesta anche nella sua forma, non solo nel contenuto. Credo sia sbagliato o quantomeno fuorviante definire Majora's Mask come lo Zelda adulto o dark. In fondo anche in Ocarina of Time aleggiava un'atmosfera a tratti pesante e Twilight Princess fa di tutto per catturare quel sentimento di nostalgia e mondo in rovina che solo una grande tragedia può aver generato. Majora's Mask abbandona uno storytelling lineare, partendo dall'eliminazione di gran parte degli elementi ricorrenti della saga. Non c'è Ganon, Zelda si intravede solo all'inizio e non siamo più ad Hyrule.
palcoscenico è quello di un sogno, anzi meglio, quello di un'allucinazione collettiva, dove non ci sono né veri protagonisti né antagonisti. Majora's Mask è onirico ancor più di Link's Awakening e questo ha permesso una rappresentazione molto più elastica ed esagerata della vita che popola gli ultimi giorni di Termina. Il carnevale è una strana celebrazione dell'esistenza catturata nei suoi ultimi giorni prima della catastrofe finale. Più che adulto definirei Majora's Mask straniante, bizzarro e inquietante. Una visione che dà spazio a un personaggio buffo come Tingle, ma allo stesso tempo dove la minaccia della morte incombe incessante con una luna dal ghigno malefico. Dal mercante di maschere allo Skull Kid, fino ai rapimenti alieni, c'è veramente qualcosa di unico nel design folle e parodistico di Majora's Mask, qualità che si riscontrano anche nella colonna sonora, composta da tracce che riescono perfettamente a catturare le infinite sfaccettature di un incubo senza fine. E questa è Majora's Mask, ancor prima di parlare del suo gameplay. In realtà sono convinto che, se spiegato, il gioco perda gran parte del suo fascino. Si tratta di un'esperienza che, più che altro, va vissuta. L'importante è essere pronti a confrontarsi con un gioco per niente accomodante. Abbiamo detto che il ciclo dei tre giorni è l'idea centrale di Majora's Mask, un concept che interagisce con tutto il gameplay e al tempo stesso dona una forma coerente al mondo di gioco. Il legittimare la ripetizione permette quindi di abusare di un world design statico, perennemente uguale a se stesso, ma mai percepito come artificiale. Per usare le parole di Aonuma, con questo sistema è stato possibile rendere il gioco molto compatto, ma fornendo allo stesso tempo un gameplay profondo. E questa profondità del gameplay risiede proprio nel richiedere un'osservazione attenta da parte del giocatore, un continuo puzzle solving che gli richiede di interpretare le routine dei personaggi di gioco e di conoscerne lo svolgimento. Majora's Mask condivide con Ocarina of Time la struttura da action adventure, ma questa volta grazie al loop temporale l'avventura diventa più che altro un trial and error continuo che, se non si risolve con la sconfitta del giocatore, significa comunque tornare al punto di partenza, all'alba del primo giorno, dove tutto è stato resettato, i propri progressi sono stati cancellati, ma non la conoscenza acquisita dal protagonista, che piano piano aggiunge un pezzettino alla soluzione del puzzle. L'ocarina è di nuovo uno strumento fondamentale per controllare il mondo di gioco e le varie melodie aiutano a alterare lo scorrere del tempo e la più importante di tutte, la canzone del tempo, Song of Time, permette di prolungare la propria partita, tornando al punto di partenza. Ma nel titolo del gioco c'è una maschera, non certo uno strumento musicale, questo perché la vera star del gioco sono le maschere, la peculiarità che distingue Majora da Ocarina. Queste si dividono in due tipologie. Ci sono quelle principali, sono veramente poche, che trasformano Link donandogli un moveset completamente diverso, mentre il secondo gruppo è quello più nutrito e si tratta di semplici maschere da indossare che consentono al protagonista di utilizzare abilità particolari, molto spesso contestuali alla risoluzione di subquest ed enigmi. A volte sarà semplice e immediato capire l'utilizzo e i benefici apportati da una maschera, alle volte sarà ben più complicato capire come sfruttare in modo utile questi strumenti. In sostanza sono tutte chiavi diverse da usare con altrettante serrature, eppure non è così banale trovare la combinazione giusta. Majora's Mask è un gioco difficile perché dispersivo. Non è semplice tenere traccia delle subquest e del timing e il luogo esatto in cui si avviano determinati eventi, è complicato entrare nei dungeon e una vera sfida orientarsi in questi labirinti. La progressione in Ocarina of Time era molto più cristallina e lineare, Majora's Mask invece, nonostante la sua portata ridotta, è estremamente più complesso e complicato da decifrare. Visto che il paragone più semplice e diretto è quello con Ocarina of Time, secondo me al giorno d'oggi ha senso confrontare Majora's Mask anche con Breath of the Wild, soprattutto perché è un titolo con cui di sicuro molti più giocatori hanno avuto a che fare. Quindi per farvi un'idea di come funzioni Majora's Mask, beh, immaginatevi l'esempio
l'esatto opposto di Breath of the Wild. Effettivamente il capolavoro del 2017 ha portato alla massima declinazione possibile l'impostazione del primo episodio della saga. L'esplorazione diviene il cuore pulsante dell'avventura e l'azione coincide con l'esplorazione stessa della mappa di gioco. Così facendo però viene sacrificata la struttura dei dungeon. Quattro colossi sacri hanno ben poco a che fare con gli illustri predecessori, mentre i sacrari sono solo delle semplici e brevi ricontestualizzazioni di come le leggi fisiche del gioco vengono sfruttate durante l'avventura. L'esplorazione è tutto in Breath of the Wild, tanto da integrare attivamente il puzzle solving tipico dei dungeon all'interno della libertà di azione del giocatore. Non esistono più enigmi da risolvere, ma solo soluzioni creative per arrivare al proprio obiettivo. Majora's Mask è esattamente all'opposto. Se il gameplay in fase esplorativa risulta statico ed è un po' la glorificazione della fetch quest, il level design dei dungeon raggiunge il punto più alto di quanto offerto dalla saga fino ad allora. Sì, i dungeon sono solo 4, ma sono enormi, pensati per disorientare ma mai eccessivamente dispersivi. Tutti poi costruiti tenendo conto sempre di una verticalità mai scontata e dotati di un'identità ben precisa che li rende unici e indimenticabili. C'è di nuovo, insomma, quell'attenzione ai dettagli che si può ritrovare solo in una produzione estremamente compatta, ma che non è affatto scontata, vista le condizioni in cui fu sviluppato il titolo. Ancora una volta la grandezza di Majora's Mask risiede proprio nella filosofia del fare tanto con poco, e i dungeon sono l'ennesima espressione di questa massima. In ogni caso dovete essere pronti mentalmente ad affrontare un'esperienza frustrante, a dover ripetere più volte le stesse sezioni, a dover perdere tempo in attese che potrebbero rivelarsi inutili e a sentirvi persi in un ambiente che poi alla fine è familiare. Ma è proprio questo il punto del gioco, quello che gli dona un fascino senza tempo. Majora's Mask è un gioco che va affrontato e che non fa sconti. Proprio per questo ora dobbiamo parlare del remake. Sicuramente il rifacimento uscito su 3DS nel 2015 rappresenta un netto passo in avanti rispetto all'originale sotto numerosi aspetti cruciali. Sono tantissimi ad esempio gli aggiustamenti alla quality of life che ribaltano l'esperienza complessiva. Nel remake è più facile tenere traccia delle subquest, c'è un sistema di hint che facilita la progressione nell'avventura senza il bisogno di dover ricorrere a una guida strategica e ora è possibile muoversi più agevolmente tra le varie ore delle 3 giornate e anche il sistema di salvataggio è stato rivisto. Questo è un argomento che potenzialmente potrebbe occupare da solo un video intero. A chi non ha familiarità con la versione Nintendo 64, quella 3DS potrebbe sembrare una semplice ottimizzazione grafica volta a migliorare l'esperienza complessiva, lasciandone però intatte le coordinate principali, proprio come accadde con Ocarina of Time nel 2011. La verità è che con Majora's Grezzo si spinse molto oltre, stravolgendo tantissimi elementi, non sempre con i migliori risultati. In definitiva, la versione per 3DS è decisamente più moderna e accessibile, ma i puristi vi diranno che è nettamente inferiore all'originale. La verità è che a forza di semplificare e modernizzare alcuni elementi decisamente spigolosi, Majora's Mask su 3DS è un'esperienza molto più digeribile, ma che perde gran parte del suo fascino, che era dettato proprio da una dispersività che risultava coerente con il tono generale dell'opera. Non è facile approcciarsi a Majora's Mask e non è scontato trovare la voglia di affrontare una sfida potenzialmente frustrante. Per questo vi invito a seguire la live che si terrà poco dopo la pubblicazione di questo video. Si tratterà della migliore introduzione possibile a quello che ritengo essere il mio Zelda preferito in assoluto. Prima di salutarci però voglio lasciarvi con una riflessione aperta. Una domanda a cui spero riusciremo a trovare una risposta entro la fine dell'anno. Breath of the Wild 2 sarà il nuovo Majora's Mask? Aonuma impiegò un solo anno nel confezionare un titolo che nella visione originale del progetto doveva essere una sorta di Ocarina of Time 1.5. Eppure, nonostante gli elementi riutilizzati, penso sia ormai chiaro quanto Majora's Mask si discosti in tutto e per tutto dal suo predecessore. Anche Breath of the Wild 2 sarà un seguito diretto e la velocità con cui è stato annunciato lasciava presagire a un potenziale more of the same del titolo del 2017. Proprio come accadde per l'engine di Ocarina of Time, è impensabile che Nintendo decida di cestinare il mondo tirato su con Breath of the Wild, eppure quello che doveva essere un seguito facile da confezionare sembra essere diventato un progetto che in quanto a portata e ambizioni potrebbe tranquillamente rivaleggiare con l'ultimo open world uscito. Il tema del volo suggerisce una ricontestualizzazione spaziale di ambienti già noti e la goccia che inverte il suo moto fa presagire
agire ancora una volta il ritorno di un qualche tipo di meccanica che consentirà di alterare lo scorrere del tempo. Le scommesse sono aperte. Si tratterà di un capitolo di rottura, proprio come accadde con Majora's Mask, oppure Nintendo opterà per una direzione più conservativa, perfezionando i tratti di uno dei giochi più importanti degli ultimi 10 anni. Ai poracci, l'ardua sentenza. Per questo video è tutto, ma intanto vi lascio in descrizione qualche link a dei documentari che sviscerano in modo completo dalla testa ai piedi Majora's Mask. Si tratta di un gioco immenso che può essere affrontato da un'infinità di prospettive diverse e di sicuro questi video riescono a rendergli giustizia molto di più di quanto sono riuscito io negli ultimi 20 minuti. Comunque ci vediamo dopo in live, altrimenti l'appuntamento rimane come al solito a lunedì con un nuovo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Majora, Michele Smask. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Lunghissimo, lunghissimo.